Bene, allora come promesso, vediamo ChatGPT, che è una delle ultime incarnazioni di una lunga serie di modelli di intelligenza artificiale che permettono di dialogare con gli uomini, insomma, con chi attraverso la chat pone determinati anche qui i prompt, delle parole. Okay. Allora, qui siamo all'ultima versione di ChatGPT, che è uscita il 15 dicembre, e qui fanno vedere come è in grado di rispondere ad alcune domande abbastanza complesse, peraltro, no? Tipo, spiegami la teoria quantistica in termini elementari, se hai qualche idea per fare un regalo a un bambino di 10 anni, che fa il compleanno, e può rispondere anche a domande proprio di codice, cioè quindi come faccio a fare il coding per fare determinate cose, vedremo anche qua un piccolo esempio. Si ricorda quello che vi siete detto, quindi non c'è bisogno di rifare le domande, ripetendo tutte le cose. Permette anche all'utente di correggere durante la conversazione ed è anche protetto in teoria contro domande inappropriate. Le domande inappropriate sono domande tipicamente che chiedono opinioni politiche, opinioni insomma, che potrebbero essere considerate eticamente inquietanti, tipo ad esempio divorziale o cose insomma, di questo tipo. Comunque, essendo una chat che è stata, è intanto una demo questa, una demo di chat OpenAI, quindi è stata fatta praticamente con i dati fino al 2021, non è collegata a internet e quindi può rispondere solo con quello che sapeva all'epoca. Qui dice che effettivamente genera delle informazioni scorrette. Io ho visto che la generazione di informazioni scorrette non dico un problema, ma insomma capita abbastanza spesso, quindi si può chiedere delle cose specifiche, lui risponde perché cerca di rispondere anche se non sa, e però quando non sa risponde con informazioni altrettanto sbagliate, quindi, o comunque sbagliate. E poi può qualche volta fare anche delle valutazioni, nonostante tutti i filtri che hanno messo, potrebbe comunque ancora fare delle cose impegnative, insomma, che sono disdicevoli, diciamo. Ora, la chat è in inglese, ma tra l'altro per accederci, non so se avete notato, bisogna avere una login su OpenAI, quindi io ce l'ho e quindi me l'ha chiesta. In generale, non si può usare indiscriminatamente, ma in poco tempo, cioè praticamente soprattutto ultimamente hanno ridotto la quantità di uso che si può fare, quindi al giorno c'è un limite di utilizzo. Okay? Allora, intanto la cosa che è interessante è che può parlare in inglese. Io l'ho scoperto chiedendogli, Can you speak other languages? Cioè, quindi puoi parlare altre lingue, quindi vediamo che lui ci pensa, e se tutto va bene, allora dice: sono capace di comprendere e di generare testo in molte lingue. Così, la mia prima lingua è l'inglese, così sono tipicamente in inglese, però se mi fai una domanda specifica in francese, spagnolo, tedesco, italiano, olandese e altri, lui risponde tranquillamente. Mi sembra di aver provato anche con il cinese e risponde. Allora, se quindi gli domandiamo qualcosa in italiano, per esempio possiamo domandargli qualcosa per dire descrivi le meraviglie dell'Italia, no? È una domanda alla fine, no? Cioè, dimmi le meraviglie dell'Italia. Lui, anche se non è espressa come domanda, riesce a capire, e quindi molto spesso le sue risposte sono qualche cosa che sono estratte da Wikipedia o siti simili. Ma la cosa più interessante è che in qualche modo riesce a mescolare queste informazioni fra di loro. Ora, dal punto di vista tecnico, questa intelligenza artificiale che si chiama GPT-3 è un'intelligenza che non sa bene che cosa sta dicendo, si limita semplicemente a elencare le parole in un modo tale che sia coerente col modo in cui lui le trova,
su internet, quindi è una sorta di analisi statistica, se vogliamo, molto più sofisticata di una banale analisi statistica, ma che sostanzialmente cerca di dire delle parole che non sono sostanzialmente dei grossi strafalcioni, cioè che più o meno ritrova nei testi che ha, no? Ed è anche capace di fare questo mestiere fra una frase e l'altra, quindi c'è anche una coscienza, diciamo, di quello che succede fra una frase e l'altra, e il risultato finale è che viene data una risposta che apparentemente è molto precisa, quindi in certi casi anche esatta, anzi spesso esatta, no? Come in questo caso, ad esempio. Anche se fondamentalmente non è detto che quello che lui elenca siano le cose migliori italiane, ma sono sostanzialmente, è sostanzialmente una risposta corretta. Se noi vogliamo andare avanti, diciamo, dettaglia su Firenze, no? Perché ha parlato di Firenze, possiamo praticamente dirgli, dare per scontato che gli abbiamo già chiesto qualcosa di meraviglia dell'Italia. Quindi dettaglia su Firenze e lui dovrebbe capire che stiamo chiedendo qualcosa nel contesto delle meraviglie italiane, no? E quindi parla della storia, arte, architettura, mentre invece, come vedete, ci sta facendo vedere il Duomo di Santa Maria del Fiore, perché ha già visto che a noi interessavano le cose meravigliose, no? E quindi ci sta facendo vedere il museo. Quindi lo lasciamo parlare e ci dice tutta queste informazioni che sono turistiche, diciamo, artistiche, architettoniche, eccetera, ti parla anche di altre cose, come in questo caso i gelati, la carne alla fiorentina, insomma, c'è parecchie cose. Però se noi volessimo dire, ci dici qualcosa, dimmi, oppure facciamo dimmi qualcosa sul verde cittadino di questa bella città. Allora, chiedendo questo, quindi lui in teoria non gli abbiamo detto Firenze, ma visto che il contesto è quello, allora lui deduce che è Firenze, e quindi, come vedete, si inventa una frase che è molto relativa. Allora, questo caso succede a volte quando lui non va in tilt perché o si sta, diciamo, superando un po' la quota, oppure ci sono tante persone collegate, quindi in linea di principio si dovrebbe poter fare regenerate response. Se regenerate response non funziona perché impiega tanto o non parte, allora bisogna sostanzialmente riattivare un'altra tab, cioè un'altra parte, quindi riaprire un'altra connessione. Quindi vediamo un po' se questa volta ce la fa. Quindi il giardino di Bobo, vedete che sta ripartendo, sta ridicendo praticamente quello che diceva prima. Quindi le informazioni che dà sono, come vedete, molto, molto ad hoc, molto corrette, ben dette tra l'altro, quindi migliori della media, della capacità media di espressione di una persona italiana, o anche per quello che ne sappiamo mondiale. Tanto ci sono delle cose, per esempio, che non so, come ad esempio questo giardino della Colimbetra, io non lo conoscevo, è il giardino di Daniel Spoerry, che è un altro giardino che si trova, quindi è un modo di interrogazione che per alcuni potrebbe, non appena migliora un pochino, diventa pubblico ufficiale, diventare molto meglio di Google, perché ci dà delle informazioni che sono anticipatorie di quello che potremo chiedergli, e comunque molto più adatte, perché io ad esempio potrei dirgli ci sono posti visitabili per un disabile. Allora lui praticamente dovrebbe consultare tutte le informazioni che ha e dare delle informazioni che sono attinenti alla domanda. Quindi, per esempio, in questo caso, cioè, sembra di parlare onestamente con una persona vera, anzi, in alcuni casi diciamo che risponde anche meglio una persona vera, quindi come assistente o come guida turistica, direi che effettivamente è molto interessante per quei lavori ripetitivi in cui bisogna dare delle informazioni che sono scontate e ovvie.
Detto questo, io sono convinto che questo genere di intelligenza artificiale, così come l'altra per l'immagine, non toglierà mai lavoro alle persone veramente interessanti e al loro modo creativo, insomma, che gli piacciono il loro lavoro, perché chi fa questo lavoro, tipo di guida turistica in maniera ispirata, insomma, appassionata, potrebbe rispondere in maniera molto migliore. E soprattutto, ecco, questa è la differenza fondamentale, queste intelligenze tendenzialmente danno le stesse risposte allo stesso genere di domande. E soprattutto quando non sanno certe informazioni, sì, un po' cercano di trovarsene, ma sostanzialmente è un dialogo sterile, cioè adesso sembra un dialogo acceso e vivace, vivo, ma in realtà siamo di fronte comunque a qualcosa che non sa bene cosa sta dicendo. Però quel poco che sa ce lo dice in un modo molto buono, e quindi questo, secondo me, è il vero uso di questa intelligenza artificiale tipo Geppetto. Però andiamo oltre. Gli chiediamo allora se è in grado, cioè chiediamo a Geppetto, io lo chiamo Geppetto perché il nome è GPT-3, che sarebbe il suo nome, come ti posso chiamare, e che lui di solito non risponde, va bene, GPT-3, ho già discusso con lui o con lei animatamente, perché lei dice, no, cioè io sono solo un programma, quindi non puoi darmi un nome, eccetera, ta, 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 ta. Quindi in questo caso tra l'altro mi sta rispondendo in maniera leggermente diversa da come mi ha detto prima, quindi probabilmente lo hanno corretto, gli hanno messo dei filtri, però l'ultima volta che gli ho chiesto mi ha detto che voleva essere chiamato, se proprio volevo chiamarlo in un certo modo, dovevo chiamarlo col nome del modello che era GPT-3. Comunque io lo chiamo Geppetto, perché Geppetto mi ricorda meglio la sequenza GPT-3, il 3, no? Insomma, siamo lì. Allora, dicevo, oltre alle domande di questo tipo, possiamo anche chiedergli di comporre, cioè puoi scrivermi una trama fantasiosa di un film che si chiama, ad esempio, no, che abbia un titolo, no? Che abbia un titolo, ovunque, tutto e tutto insieme, che tra l'altro è un titolo che è effettivamente è uscito adesso, forse lo sapete, che mi dico e parli del multiverso e del fatto di passare la coscienza fra un universo e l'altro. Ok, è un titolo molto complesso, adesso l'ho fatto giusto per dirvi. Non so quanti di voi hanno visto questo film, che secondo me è un film che vale la pena di vedere. Se gli avessimo detto di parlarci di questo film, ci avrebbe detto che lui non lo conosceva perché non è un film del 2022, nuovo. Però, dicendolo così, se lo inventa. Quindi questo trucco di chiedere di inventarsi una sceneggiatura o una trama di qualche cosa ci permette di chiederle delle cose molto più interessanti, no? Quindi farla creativa. Quindi in questo caso c'è una brillante scienziata che lavora al progetto Ovunque, trasferire la coscienza dell'individuo da un universo all'altro. Va storto, quindi si inventa una trama che tutto sommato potrebbe orecchiare i temi che si ritrovano in moltissimi film. Tanto notate che la risposta di Geppetto, le risposte di Geppetto tendono ad essere anche abbastanza lunghe, cioè, quindi non proprio delle ovvietà, no? Tra l'altro si potrebbe anche chiedere come spiegheresti ad un bambino di 10 anni la composizione dell'atomo e il fatto che l'elettrone non è una particella che si muove come una pallina. Punto interrogativo.
Che tra l'altro questa è una domanda che richiede anche delle competenze di fisica quantistica, che ormai è da più di un secolo che se ne parla, quindi sicuramente Geppetto avrà delle nozioni di fisica quantistica, e quindi vediamo che cosa si dice. Allora, si parla degli atomi, adesso non sto a leggerlo, ma lo vedete nel video probabilmente, e ti dice protoni, neutroni, elettroni. Gli elettroni si muovono al nucleo in una sorta di orbita. E lui dice, infatti, non sono come una pallina, ma seguono le traiettorie chiamate orbite. Ok, non hanno una struttura. Vabbè, in questo caso è molto banale, ha detto, perché è spiegato appunto a un bambino di 10 anni. Se però gli avessi chiesto di spiegare queste cose, bisognerebbe dirgli appunto spiegarlo a livello universitario, ad esempio, e a livello universitario, e vediamo che ci risponde. Io ho fatto già delle prove nei giorni passati, nelle settimane passate, la risposta tendenzialmente è più che accettabile. È entrata la teoria della relatività di Einstein. In realtà la relatività di Einstein non descrive in particolare il comportamento degli elettroni, però è la meccanica quantistica che è molto più adeguata. Infatti parla di nuvole di probabilità, che è un concetto matematico abbastanza profondo. Quindi si parla di quark e dice appunto come i quark compongono le parti ultime della materia, almeno per quello che si sa adesso. Comunque la risposta è nel limite appunto di una risposta di una ventina di righe, è abbastanza soddisfacente, quindi diciamo che va bene. Però dicevo, oltre a questa cosa qua, gli si può scrivere: scrivimi una poesia sulla bellezza delle montagne. Ok, come vedete, quindi queste intelligenze artificiali possono anche fare cose che non ci si aspetterebbe. Ad esempio, questa è sostanzialmente una poesia e cerca di mettere insieme, insomma, delle frasi che abbiano un valore poetico, e che potrebbero sicuramente, come al solito, come ho detto prima, non sostituiscono i poeti veri minimamente, ma che possono servire in diverse situazioni, no? E sono utili. Si può anche scrivere, chiedergli di, io ho già fatto, di chiedergli di fare una canzone su una poesia, oppure, solo che non c'ero riuscito l'altra volta, prova a scrivere una poesia che usi la rima baciata. Ecco, l'ultima volta che gli ho chiesto una rima baciata, cioè, ha scritto una poesia, ma non era in rima baciata. Quindi, vediamo se questa volta con il video siamo più fortunati. Vediamo. Una danza. Ecco, vedete che non c'è la rima baciata. Almeno io non la vedo, magari sono io che sono stupidello. Comunque, chiedere di fare delle cose in rima, in inglese l'ho visto fare, cioè che è riuscito. Se scrivi in terzino, scrivi una poesia in terzine dantesche come l'inferno della Divina Commedia. Ecco, vediamo un po' se ce la fa a scrivere, a far finta di mettere la rima. Quindi lui va. Ok, sta andando, e direi che ancora non siamo, non sono, cioè sono terzine, ma anche qui non vedo rime. Però comunque una poesia che potrebbe tranquillamente durare. Vediamo se riusciamo a fargli dare a poem with rhymes
Rhymes in English, perché credo che forse questo è un problema di lingua, cioè nel senso che secondo me il concetto di rima ce l'ha, no, non ce l'ha, niente. Trees, sky e live, vabbè, bloom, profumo, sweet, incomplete, grey, sway, found, sound, ok, direi che in inglese la rima ce l'ha, ce l'ha. Quindi, come vedete, possiamo fargli fare un sacco di cose. Finisco attualmente con la programmazione, il coding. Si può dire write me the code to, to use a new network to extract words important words from a text. Ecco, questa domanda è tutto tranne che banale, cioè gli stiamo chiedendo, ho scelto l'inglese perché forse in inglese, diciamo che mi ha risposto in italiano perché ha visto che ero italiano, ok, vediamo se lo fa, ok, un esempio di codice che mostra come utilizzare una rete neurale per estrarre le parole più importanti di un testo. Come vedete si mette, scrive le frasi, quindi usa una sequenza di cose che tra l'altro per me hanno anche significato, e queste cose sono sicuramente molto significative come concetti, anche se adesso in questo caso si è bloccato, no, nella rete, dovrebbe andare avanti. In questo caso vi dico continua, vediamo se riusciamo a farlo andare avanti, perché dovrebbe dirci come usare questa rete, adesso si è bloccato. Anche se una volta gli ho chiesto, ma come mai ogni tanto ti blocchi e devo sbloccarti in questo modo? E lui mi risponde, no, non è vero che mi sono bloccato, ma di fatto si era bloccato. Ok, come vedete in realtà sta andando avanti, quindi se voi per caso parlate con Geppetto e vedete che si blocca e vi dà una risposta a mezzo, sicuramente potete usare questo trucco per farlo andare avanti. E vi assicuro che quello che sto dicendo è sensato, anche se non è detto che funzioni. Oppure tante volte ho provato a chiedergli un algoritmo del genere, insistendo che volesse un algoritmo open source e quindi utilizzabile, e mi ha continuato a dare degli algoritmi che in realtà pretendevano l'iscrizione al sito di OpenAI e soprattutto di usare delle chiavi che danno più o meno gratuitamente da quel sito. Anche qua si è interrotto, quindi probabilmente bisognerebbe dirgli di andare avanti, però diciamo la cosa, se vogliamo fare un codice, scrivi il codice, facciamo una cosa più semplice, in vediamo il linguaggio che è più o meno in il codice, possiamo anche chiedere in Scratch per sommare due numeri con la programmazione a blocchi. Cioè, gli ho detto questo perché casomai Scratch non fosse completamente chiaro. Quindi vediamo se lui riesce a conoscere lo Scratch. Il codice per sommare due numeri utilizzando la programmazione a blocchi in Scratch. Ok. Quindi praticamente è riuscito ad andare nella documentazione di Scratch, che è proprio il sito dove è possibile fare questa cosa qua. Poi vediamo, e quindi spiega come fare per andare su un blocco. Ok, e praticamente chiede di digitare un blocco di inserimento di un numero, poi chiede di inserire un secondo numero, e poi, ok, è abbastanza, ok, e poi per fare la somma e visualizzarla. Ecco, per chi di voi fa più o meno anche coding si renderà conto che di fatto tutto ciò che sta rispondendo finora è molto sensato. Ok, per continuare l'esempio di codice,
Ok, nel caso del Scratch non ha un disegno, perché probabilmente, però vedete, ti dice di usare l'operatore somma, e dopodiché dice di metterci il primo termine, una parte di somma, poi ci dice di mettere il secondo termine che è richiesto, e poi a quel punto lì di fare la somma. Quindi di fatto ci sta facendo il programma in Scratch. In Scratch, come vedete, è abbastanza complicato perché deve tutto scriverlo in maniera testuale. Ok, però noi possiamo poi chiedergli di farlo e farlo in Python. Ecco, in Python, che è un linguaggio un pochino più semplice dal mio punto di vista rispetto a Scratch, anche se i bambini potrebbero non essere, avere la stessa idea. Ecco che vedete che viene fatta praticamente il programmino, quindi si fa l'input del primo, poi si prende l'input del secondo, che è più o meno quello che aveva fatto il Scratch, tutto sommato, si fanno la somma e poi si visualizza il risultato. Ora, non so cosa ne pensate voi, ma questa cosa qua, soprattutto se vista in questi esempietti è abbastanza semplice, ha del miracoloso. E tra l'altro ha ancora del miracoloso il fatto che lui si metta a spiegare che cosa stanno facendo i singoli elementi di questo codice, quindi è molto utile. Ora, lasciamo perdere un attimo il Geppetto e vediamo, volevo farvi vedere una cosa che si chiama Perplexity, Perplexity AI, che questo è veramente un motore di ricerca che permette di usare Geppetto, quindi sostanzialmente siamo sempre nella stessa area di Geppetto, però hanno messo un po' più di vincoli sulla durata, sulla lunghezza delle risposte, quindi le risposte sono molto corte, sono tipo di Twitter, però può consultare effettivamente anche un po' internet, quindi ad esempio dove si trova l'aereo che va da Milano a New York in questo momento, per esempio. Ecco, per esempio, questo qui ce n'è uno che ha trovato, quindi lui è riuscito a trovare che c'è un aereo in volo che va da Milano a New York. E se ci chiediamo da Milano a Londra, in questo momento dovrebbe essercene qualcuno. Vabbè, ecco, vedete che qui risponde, quando non sa si mette a rispondere in maniera un pochino più generale, ma comunque tendenzialmente è interessante, perché ad esempio qui dà delle informazioni, dà dei prezzi, dice quanto impiega e dice qual è il volo della Ryanair che costa di meno, che nelle ultime 72 ore, quindi sono informazioni che in alcuni casi sono vitali. Immaginate avere queste informazioni ad esempio dal cellulare, quindi averle corte è un vantaggio. E inoltre, per ogni informazione che dà delle citazioni dove dice praticamente da dove ha preso questa informazione. Ovviamente queste informazioni sono poi da verificare, perché in alcuni casi possono essere tranquillamente sbagliate. Però ammettete che comunque il tentativo che fa anche qui di rispondere è impressionante, quindi si può chiedere informazioni in tempo reale, ad esempio, cioè ci sono partite di calcio stasera? In teoria dovrebbe. Ok, e ti dà proprio le partite che ci sono adesso di calcio che sono programmate, no? E quindi in questo caso rimanda i vari siti. Questo fatto di rimandare i siti che hanno questa informazione è molto interessante. Ad esempio, i premi Nobel del 2022, quali sono? Anche qui praticamente un po' ce lo spiega in teoria e un po' ti dà anche i link per andarle a prendere. Ed è in questo senso che dicevo che questo Geppetto, o comunque i suoi successori, probabilmente cambieranno enormemente il modo in cui si useranno i motori di ricerca. Secondo alcuni, infatti, Google è probabilmente,
O userà anche lui queste tecniche o sarà destinato a essere soppiantato da altri motori di ricerca che usano queste intelligenze artificiali. Quindi questo è tutto, ci sentiamo, buonasera.